Buongiorno e bentrovata ai CG Regione a Paola Taverna. Buongiorno a tutti, mi permetta di dire buona giornata di onestà. Roberto, no. Scusa, che cosa ha detto? Ha detto onestà? Onestà non si può dire. Onestà non si può dire, espulsa non si può dire. Onestà non si può dire, Geretto attacca per favore. Attacca il telefono, Geretto, per favore. Ecco, brava, basta. Brava, Paola Taverna, la nostra regista, Paola Taverna non può dire onestà qui Allora, ovviamente stiamo scherzando, adesso proviamo a richiamarla la Taverna, speriamo che non pensi che gli abbiamo attaccato davvero il telefono in faccia. Era una gag, no? Insomma, sarete venuti a conoscenza di questo fatto, adesso ci manda a quel paese. Secondo me adesso ci manda a quel paese, speriamo che risponda, perché insomma noi abbiamo scherzato. Speriamo l'abbia presa bene. Speriamo che l'abbia presa bene. Vediamo, allora, adesso le cose sono due, ho capito il nostro gioco e insomma speriamo, altrimenti ci manderà a quel paese. Oppure forse ce lo saremo anche un po' meritato se adesso ci manda a quel paese. Di nuovo buongiorno Taverna. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Buongiorno. No, se lo fa il Parlamento ormai è sdoganato, consideri che però in compenso, non so se non mi riattaccate, la Boldrini ha deciso che forse zoccola invece si poteva dire, perché l'hanno detta la deputata Ruocco, e poi hanno inventato che invece era un gergo dialettale, che era tutt'altra cosa, però lasciamo stare, guardi, ce ne vedono talmente tante. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei, noi abbiamo mimato un po' in radio, insomma, quello che è accaduto alla Camera e che sta facendo non poco discutere. Lei ha nominato la Boldrini, noi vogliamo sottoporla, Taverna, se lei è d'accordo, ad un dialogo impossibile proprio con la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Che ieri festeggiava, insomma, no? Per la questione dei vitalizi. Signore Dio, va bene, ecco. Sì, ma è un dialogo impossibile, questo sia ben chiaro. È un dialogo... Facciamo così. Ma noi rendiamo tutto, siamo un po' magici, rendiamo tutto possibile qui, no? E quindi adesso le proponiamo questi due brevi frammenti della Presidente della Camera. Sentiamo il primo. L'ascolto. Io vorrei esprimere grande soddisfazione per il voto dell'Ufficio di Presidenza che ha deciso no ai vitalizi per i condannati per reati gravi come mafia e corruzione. Ecco, voi non siete tanto convinti di questo, vero? No, noi non... attenzione, non è vero. Non è che noi non siamo convinti, non è vero. Stanno mentendo. Quello che è passato è una sospensione per un periodo di condanna che dovrà essere almeno per un reato che prevede una condanna di 6 anni. Noi ci siamo fatti i conti, guardi, se ne priveranno qualcuno dei vitalizi saranno nell'ordine delle 3-4 persone, cioè tutta la banda di Tangentopoli continuerà ad avere i vitalizi, e quando saranno riabilitati, comunque anche coloro che vedranno il vitalizio sospeso e non abolito, lo avranno di nuovo possibile da percepire, così come non è stata tolta la reversibilità. Prende il vitalizio la moglie di Craxi. Allora, stanno mentendo, è una bugia, è il provvedimento classico di questo governo e dei governi precedenti che vendono per cosa fatta, ma non è fatta, anzi è peggiorata, perché ormai è proprio legalizzato per tutti, anche per chi ha condanne per mafia, corruzione, non sono previsti quelli del falso in bilancio. Chi farà falso in bilancio comunque continuerà a prendere i vitalizi. Allora, la legge Severino dice che con una condanna superiore a 2 anni tu non puoi essere eletto, e questi dicono che però con una condanna fino a 6 anni tu puoi continuare a percepire il vitalizio. Fanno ridere i polli e sono educata stamattina. Adesso allora, la facciamo arrabbiare noi allora. Con sentiamo la audio. Seconda parte, ecco, dell'intervento della Boldrini, poi risposta di Paola Taverna. Noi oggi abbiamo fatto quello che tanti cittadini ci hanno chiesto di fare, quindi è una bella giornata e sono contenta veramente di questo risultato. Adesso glielo mettiamo in loop questo, lo vuole sentire un'altra volta? No, che siete cattivi, stamattina proprio, no, non si può sentire la Boldrini. Perché no? Non sono contenti i cittadini. È l'ipocrisia fatta donna. Cioè, è un deputato di SEL, è un deputato che si è fissa, che riveste oggi una carica che dovrebbe essere totalmente imparziale. Sono 2 anni che porta avanti il suo mandato in maniera assolutamente inadatta e inadeguata a quella che dovrebbe essere. Io oggettivamente sono fortunata, come faccio a dire fortunata che sto al Senato, dall'altra parte c'ho Grasso, che la sua proposta se l'è vista modificare 25 volte al ribasso.
queste qui erano proposte che erano state fatte in primis dalla nostra senatrice Laura Bottici, alla quale poi si era accodato Grasso. 25 volte l'hanno modificata questa delibera, sempre al ribasso, e oggi ci hanno presentato il pacchetto. Ma io gli italiani che ancora gli dicono bravi bravi e vive viva, hanno abolito i vitalizi, li vorrei contrappezzati e sapere dove vivono, perché se vivono in Italia e vivono a contatto con la realtà, o se sono drogati tutti quanti, oppure non ci siamo. Non è vero, comunque, non è vero. Questo me lo lascia dire, non hanno abolito niente, non hanno abolito le province, non hanno abolito il Senato, non hanno abolito i finanziamenti pubblici ai partiti, si dovrebbero abolire loro, ma l'unica cosa che non fanno proprio, non la fanno questa qui. Taverna, tornando a questioni che riguardano la capitale, lei due giorni fa insieme a Roberta Lombardi e Virginia Raggi ha incontrato il prefetto di Roma Franco Gabrielli, di cosa si è parlato e che impressione le ha fatto? Abbiamo parlato della situazione grave dei municipi di Roma, di quello che sta accadendo legato a Mafia Capitale, di quello che sta accadendo legato purtroppo a un'altra incapacità politica che è quella di gestire gli immigranti. Gabrielli ha dimostrato di sapere, almeno questa è stata l'impressione che ho avuto, perché poi gli incontri formali di un'ora non permettono di avere un quadro completo, però anche istituendo questi gruppi che sono questi tavoli di lavoro su ogni municipio, ha quantomeno dato la sensazione di capire che la complessità del problema romano è serio, è importante ed è urgente da affrontare. Ci ha garantito una dislocazione dei nuovi arrivi, perché purtroppo, voi lo sapete, se la politica non tira fuori il coraggio di parlare con l'Europa e di risolvere alla fonte quello che è il problema, noi siamo purtroppo il territorio principe che vede, che si vede anche obbligato ad accogliere queste persone. Lo facciamo, io continuo a dirlo, perché questo per me è un grande senso di responsabilità che agli italiani non si può togliere. Il popolo italiano è sempre stato un popolo che ha accolto, in particolare anche le situazioni più difficili siamo stati capaci di dividercele nella stessa difficoltà, ma oggi siamo in una situazione di collasso. Ci sono alcuni municipi come quello dove vivo io, il Sesto, che Gabrielli ci ha assicurato vedrà essere in qualche maniera anche liberato un pochino, alleggerito di una grande quantità di migranti che abbiamo accolto. Ha proposto di fare una ripartizione per quote in tutti quelli che sono i comuni nella provincia di Roma, con delle unità che diventerebbero comunque marginali rispetto alla popolazione e quindi più facilmente gestibili. Credevo dire, io faccio un in bocca al lupo al prefetto Gabrielli, perché il lavoro da fare è immenso, è immenso. La sensazione che si vive di insicurezza ormai a Roma è tangibile e purtroppo reale. Ma secondo lei ormai è del tutto scongiurata la possibilità di uno scioglimento del comune di Roma per infiltrazioni mafiose? No, assolutamente non è scongiurato nulla. Stiamo aspettando il 15 giugno, che sarà la giornata nella quale verranno consegnate tutte quelle che sono le indicazioni raccolte presso i vari municipi. Io mi aspetto che ci siano delle novità. A quel punto però, a fronte di nuove prove, ribadiremo quella che è la nostra soluzione, che è quella di sciogliere il comune, perché io non credo che queste nuove indagini portino a no, sta tutto bene. Non è questa la sensazione, non è questa la realtà. Il municipio di Ostia insegna, quindi aspettiamo, però ho anche imparato che è inutile dire cose prima e non farle dopo. Vediamo che cosa succede e poi facciamo quello che serve. Questo da parte del movimento credo che sia ormai specchiato nelle nostre azioni. Stiamo a vedere anche per i tanti rumors che circolano in questi giorni, in queste settimane, insomma, si parla di nuove ondate d'arresti, ormai veramente un giorno sì e l'altro pure ne sentiamo parlare. Sappiamo che Buzzi e Carminati stanno collaborando, io non credo che non abbiano proprio nulla da dire o che le cose che diranno non saranno rilevanti. Noi questa mattina abbiamo parlato con l'avvocato di Buzzi, che ci ha detto che a breve farà altre dichiarazioni spontanee, quindi... Ma le risulta che Buzzi e Carminati stanno collaborando? Ma sapevo che stavano rilasciando dichiarazioni, questo è stato detto già tempo addietro da Pignatone, che stavano rilasciando dichiarazioni spontanee.
quindi non credo che siano proprio dichiarazioni di no, è l'unico colpevole, sono io, gli altri sono tutti bravi. Insomma, qualcuno trema secondo lei a Roma e non solo? Se tremano, ma ormai tremano anche perché il sistema non regge più, fuori da quello che è il concetto di mafia capitale. L'Italia è tutta in mano a cosche mafiose, l'Expo lo vediamo, l'Emilia Romagna la vediamo, le varie città, ci sono sicuramente ci sono delle situazioni insomma gravi, però tutta l'Italia magari no. No, non ho capito, scusami. No, dico magari tutta l'Italia, tutto mafioso, un po' eccessivo, no? Perché? Quale quartiere, quale metro quadro lei si sente di poter garantire come non ormai soggetto a un atteggiamento? Allora, la mafia ha cambiato il vestitino, si è messa giacca e cravatta e oggi fa il porco del suo comodo in posti che temevamo essere non sospetti. Abbiamo visto che era completamente all'interno del comune di Roma, quindi io, a fronte di queste evidenze, non mi sento assolutamente garantita in nessun luogo. Ma lei ha visto la scuola? Io guardavo adesso l'iPad, su Roma Today c'è la foto dei La foto delle scuole che abbiamo visitato, sì. Dove la muffa è in ogni dove. Noi siamo un paese abbandonato e purtroppo questo abbandono è perché i fondi che dovevano essere destinati a permettere ai cittadini di vivere in maniera dignitosa sono stati tranquillamente trafugati ed usati per altro, per comodi di pochi intimi. E questa io oggettivamente la chiamo azione mafiosa da parte di chi aveva dovere di governare il paese e che invece si è fatto gli affari suoi. Poi facessero come vogliono, mettere un cazzo, tanto ormai Taverna, sono abituati. Io volevo chiederle una cosa, perché io ricordo che un qualche tempo fa in un intervento sempre qui ci ha raccontato della questione delle palline di carta per votare. No, in Parlamento. L'altro giorno abbiamo visto le foto di Rosy Bindi che ha portato le palline dei gatti. Ma c'è questa nuova moda adesso? Guardi, ogni tanto se ne inventano una. No, io almeno al Senato è rimasta la moda delle palline dei carte e dei pianisti. Arriveranno, però magari arriveranno anche le palline dei gatti nei prossimi giorni. Qualcosa si inventano quotidianamente. Ripeto, oggi si sono inventati che hanno abolito il vitalizio e non l'hanno fatto, quindi non mi spavento più di nulla. Però sono pronta a dar battaglia, questo non mollo. Ma a proposito di tutta politica. A proposito di palline dei gatti, l'ha visto il kitten bombing che è in atto sulla pagina di Salvini? Tutti postano un gattino puccettoso sulla pagina di Salvini? No, ce l'ha messo anche visto. Lei un gattino, no? Deve andarlo a vedere. Deve andare a vedere perché no. È pazzesco, veramente. Io me lo vado a vedere. Ieri guardavo la pagina, ieri o l'altro ieri, la pagina della Boldrini, dove periodicamente venivano eliminati tutti i messaggi che chiamavano onestà, e quella me la sono andata a vedere. Ogni tanto mi vado a vedere la pagina del buon Renzi per godere dei commenti di fuoco che gli riservano parecchi cittadini. Quindi c'è italiani. Censura sulla pagina della Boldrini alla parola onestà? Assolutamente, assolutamente. La Boldrini ieri aveva qualcosa come 6.000 commenti su un suo post, ma visibili ce ne saranno stati neanche un centinaio. Gli altri che io avevo già visto quando ancora non avevano messo in atto la macchina della censura, perché ricordiamo, questi fanno censura, questo è uno stato di dittatura. Sbattere fuori 60 deputati perché gridano onestà nelle aule parlamentari è voler eliminare l'opposizione. E gli italiani devono focalizzare il fatto che tante cose si possono riconquistare. La libertà e i diritti, quando cambia la possibilità di incidere all'interno di una democrazia, sono difficili da riconquistare. E quando ti tolgono la libertà pezzetto per pezzetto, forse all'inizio non ne hai la percezione, ma poi ti ritrovi che non puoi più modificare nulla. Con la legge elettorale, con la divisione costituzionale, guardi, mi perdoni se io poi sembro concitata, ma io ho davanti agli occhi uno scenario che, se viene portato a compimento, purtroppo è un passo indietro di 40 anni. E se ne aggiungiamo 80, arriviamo a delle date che la riforma della scuola, le stesse parole che usa Renzi, sono citate oggi, belle chiare, che è già pronunciate da qualcuno che non è così auspicabile si ritorni a quel tipo di pensiero. Non è auspicabile, però forse l'italiano ha bisogno di raggrattare no, il fondo,
di scavare anche un pochino la forza, e quando gli buttano le prime due palate di terra forse si accorge che stanno a seppellì che è ancora vivo, però io continuo a sperare. Taverna, prima di salutarla, un'ultima considerazione, un'ultima domanda: che ne pensa del del battage mediatico, insomma, che si è scatenato attorno a Fedez, veramente aggredito verbalmente da alcuni giornalisti? Qual è la sua opinione? Lo difende o lo attacca anche lei? No, no, che cosa attacco? Fedez ha fatto una sua constatazione, comunque credo che si riferisca ai fatti di Milano. Sì, sì. Non ha assolutamente incitato né difeso 400 buffoni che bisognerebbe andare a prendere il ministro Alfano e veramente portarlo a, non lo so che lavoro è degno di fare il ministro Alfano, ma sicuramente non il ministro degli interni, ed è stato linciato, perché purtroppo questo è uno Stato in dittatura e quella è una stampa di regime, che ovviamente se tu dici una cosa che non quadra con quello che è il progetto del nuovo ducetto del caso ti massacra. Questo è successo a Fedez, è successo a J.H., succede a Beppe, noi ne siamo vittima ogni giorno, grazie anzi che ci lasciate almeno questi minuti dove nella vostra radio non c'è censura. No, noi facciamo parlare tutti, di dire tutto quello che pensavo. Quindi no, anzi la mia solidarietà a Fedez e chi ha ancora voglia di sentirsi un uomo libero di dire quello che pensa, nel pieno rispetto degli altri, ma sì. non ha mancato di rispetto a nessuno, ha una grave responsabilità politica che non è capace di fare il suo mestiere. La canterebbe una canzone con Fedez? Ma non so più la voce, preferisco ascoltarle, ascolto da Fedez. Ma è stonata quindi lei quando canta? No, ma questa voce bassa, questa voce un po' roca, non è la cosa che mi entusiasma di più, cantare. Ho capito. Taverna, noi la salutiamo rinnovandole l'invito, ci venga a trovare così ci facciamo una chiacchierata più lunga e più corposa. Volentieri. Insieme, sarebbe un piacere, insomma. Un saluto a voi e a tutti i vostri ascoltatori, grazie ancora per lo spazio che ci date. Buon lavoro!